Prima di cominciare con la piletta vera e propria di aprile, vorrei aggiornarvi brevemente su come sta andando la sfida dei 10 libri. Secondo me è abbastanza bene. Quando sto girando il video, in realtà siamo al 24 di marzo, quindi ho ancora un po' di tempo per arrivare a buon punto. Ho letto finora solo due libri, ma altri due sono addirittura d'arrivo. Allora, uno di questi è La gatta ha visto tutto, che non so se posso contare. Fatemelo sapere voi nei commenti se secondo voi vale o non vale, perché questo libro è della biblioteca. Però è arrivato quando stavo facendo la sfida e quindi non so, io l'ho contato, però ditemi voi cosa ne pensate. E quindi questo è uno. E questo è l'altro, ve ne ho parlato nei libri letti veramente e quindi effettivamente mi piace vincere facile. Questo è un libro sottile che ho letto con molto piacere, ve ne ho parlato. Questi sono i due libri che ho effettivamente finito di leggere, ma io il mese scorso ho passato più di 20 giorni, no, forse più di 20 giorni, no, ma 20 giorni tutti sotto il vulcano di Malcolm Lowry senza leggere nient'altro perché era impossibile, e quindi il mese di marzo è andato via così praticamente. Poi ho due libri che in questo momento non sono ancora finiti, ma sono abbastanza addirittura d'arrivo. Uno è Follie di Brooklyn, di cui vi parlerò a brevissimo, perché appunto il 7 insieme a una serie di amici di BookTube faremo un altro Pezzi d'autore organizzato da Martina e di Mind the Books, e quindi ve ne parlerò. Come vedete, mi mancano solo un'ottantina di pagine, quindi sicuramente verrà letto a brevissimo. E poi L'Ascaro, che è un libro che sto leggendo per lo scaffale africano. Qui sono a pagina 76, poi c'è tutta l'introduzione che devo ancora leggere. Sto girando un reading vlog su questo libro e quindi lo vedrete la settimana prossima, ve ne parlerò insieme a quello che sto leggendo di Africana. Poi abbiamo Leggere Lolita a Teheran, che in realtà sto ascoltando, sono a metà all'incirca, mi sta piacendo tantissimo. Di tanto in tanto leggo dei brani qua e là, nel senso che invece di ascoltare spengo l'audiolibro e leggo, ma mi piace il fatto che l'audiolibro mi piace ascoltarlo e mi piace anche che sia più lento della lettura normale. Intanto me lo sento molto. E poi perché mi piace stare più tempo possibile con questo libro. Secondo me questo ad aprile verrà comunque terminato, perché a marzo sono appunto arrivata a metà. Tra l'altro ho cominciato proprio l'8 marzo ad ascoltarlo, quindi sono 2 settimane che lo sto ascoltando. Penso ad aprile di completarlo, e questo sarà sicuramente uno dei libri più belli letti nel 2024. Veniamo invece infine davvero alla piletta di aprile, che se avete visto le immagini di copertina vi sembrerà una piletta folle, e in realtà non ci sono nemmeno dentro gli ebook, e quindi altro che folle, assolutamente impossibile. Però voi sapete che mi piace mettermi lì una serie di libri e poi pescare sul momento, come sapete anche che probabilmente tante cose cambieranno nel corso della lettura e vedremo un po' come va. Partiamo subito dallo scaffale africano, e in particolare ci sono dei pezzi che leggerò da Africana. Adesso qui, come vedete, come vedrete anche poi nel prossimo video, quello della settimana prossima, qui sembra che c'è il Gran Premio. Come lo vedrete appunto dalla settimana prossima, ho letto la prima parte e sono arrivata appunto alla parte in cui si parla dell'Ascaro. Poi leggerò un tot di autori, di presentazioni e di racconti per un totale di una ventina di pagine. Dentro è fatto in questo modo qui. Poi leggerò appunto questi racconti, ma non leggerò anche dei romanzi abbinati. Sono due o tre autori di cui leggerò appunto i racconti. E però il libro che leggerò per questa tornata sarà Un bambino nero, che fa il paio con l'ambientazione di questa parte, che si intitola Sotto il tacco coloniale. Quindi siamo prima della liberazione di questi paesi dai giochi colonialisti, e quindi prima delle indipendenze. E questo stranamente è un autore che secondo me qua manca, che avrebbe dovuto esserci, Kamaralaye appunto, che questo è un romanzo che è stato particolarmente divisivo, scritto negli anni 50 da questo autore che è dell'Alta Guinea, e
che ha raccontato la sua vita nel periodo coloniale. Pare che fosse una vita anche particolarmente serena, e quindi meno male per lui, però scritta anche in maniera particolarmente poetica. Questo è un testo base per la letteratura, non solo di origine africana, ma un testo base della letteratura francese. Quindi mi sembra un po' strano che qui manchi, è un peccato, ma recupererò comunque. Ringrazio Melting Pot che lo ha portato in Italia. Questa è una piccola casa editrice di San Marino che ci permette di leggere libri altrimenti dimenticati, di autori altrimenti dimenticati. Mi fa molto piacere che invece poi l'ultimo autore che viene qui presentato di questa tornata sotto il tacco coloniale è Sen Ben Usman, di cui loro hanno pubblicato un altro libro che io ho, e quindi quella parte la leggerò a maggio, ne parleremo. Però bravi Melting Pot che ci permettete di leggere libri che altrimenti sarebbero irraggiungibili per noi lettori italiani. Dopodiché, appunto, veniamo ai grandi elefanti nella stanza, soprattutto un grande elefante che è Damon Copperhead. Ad aprile dovrò finalmente cominciare a leggere Damon Copperhead, perché è il libro di lettura scelto dalle Lulanters per marzo e aprile. A marzo non l'ho neanche toccato e quindi ad aprile comincerò, perché è un libro di oltre 800 pagine e non si può pensare di leggerlo, o almeno non credo di poter pensare di leggerlo in una settimana. Credo che sia un libro parecchio scorrevole e avvincente, forse anche molto doloroso. Non voglio approfondirne granché, ho visto il video che ne ha fatto in linea Zodiaco, mi è piaciuto anche molto, ma voglio poi non saperne granché e farmi la mia opinione. Ovviamente Lulu Hunters è il gruppo di lettura di Teresa Bibuccalula e Miria De Bucanter. Vi lascio giù i link ai loro canali in modo che poi possiate andare a recuperarle se siete interessati. E poi, sempre perché mi dimentico le cose, vi faccio vedere com'è dentro il libro Un bambino nero. Eccolo qua, e quindi sapete che è anche impaginato in maniera molto molto leggibile. Tra l'altro una carta anche super piacevole, e loro stampano lì vicinissimo, non so se stampano a Rimini, via Biagio di Santolino, Acquaviva, Repubblica di San Marino. Ecco, stampa a chilometro zero, praticamente fanno tutto in casa e quindi non, cioè, apprezzo queste scelte. Tornando a Damon Copperhead, non ve lo faccio vedere perché appunto lo leggerò in ebook. È una sorta di riscrittura di David Copperfield e che sono molto curiosa di leggere perché ho molto amato David Copperfield e quindi mi interessa particolarmente. E poi perché fa sempre il paio con i miei contemporanei che sono ispirati ai romanzi classici, e quindi sicuramente sarà un libro che vi citerò quando farò un'altra tornata di queste presentazioni. Anzi, tra l'altro, dovrei cominciare a segnarmeli perché altrimenti me li perdo via. Cos'altro vorrei leggere ad aprile? Allora, un libro che non avete visto nel mio ultimo video book haul, scusate, oggi non ce la faccio, perché è arrivato proprio il giorno in cui quel video è stato pubblicato, quindi lo avevo già girato, ed è un libro che mi ha regalato Teresa Bibuccalula, che vi lascio giù l'indirizzo in info box, ed è Tutti su questo treno sono sospetti di Benjamin Stevenson, l'autore di Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno. Questo è un altro di quei libri che entreranno nel novero anche dei contemporanei ispirati ai classici, perché è chiaramente un omaggio a Assassinio sull'Oriente Express. Tra l'altro mi ha messo anche un delizioso segnalibro con le api e un bellissimo bigliettino. Questo libro noi lo leggeremo insieme, abbiamo parlato di leggerlo ad aprile, perché avevamo letto insieme Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno. Quel libro lei lo aveva ricevuto in collaborazione con Feltrinelli e quindi le hanno mandato anche questo. Ma cosa hanno fatto quelli di Feltrinelli? Per errore gliene hanno mandate due copie. Quindi quando lei li ha contattati per dirgli dell'errore, loro hanno detto: "Beh, fai tu quello che credi con la copia in più", e lei ha pensato carinamente di mandarlo a me perché potessimo leggerlo insieme. Mi è arrivato per posta, quindi appunto mi è arrivato quando ormai il video sulla book haul era già uscito, altrimenti anche questo sarebbe uscito dai sacchetti magici, come sarebbe dovuto uscire dai sacchetti magici anche Africana, che non vi ho mai messo in un video book haul. Questo l'ho comprato a Piacenza alla Fahrenheit, che è una delle librerie indipendenti più belle che ci sono in Italia, perché ero andata a Piacenza con mia madre, poi passando davanti
alla libreria avevo visto un libro di cucina che mi interessava e sono entrata per dare un'occhiata. Il libro di cucina non mi interessava più, però ho fatto un bel giro e lì ho adocchiato questo che era appena uscito e ho detto: beh, questo è fatto per me. Mi sono fermata anche a chiacchierare con loro, che sono delle persone deliziose. Ho preso un regalo per un'amica, insomma, quindi è stato proprio un bel momento. Tra l'altro, ho chiacchierato anche con loro di altri libri di letteratura americana, presentazioni che faranno, insomma, quindi è proprio un bel posto. Se siete di Piacenza, fateci un giro perché secondo me ne vale la pena, ma sicuramente se siete di Piacenza la conoscete già. Dunque, tornando a questi, questo non vi farò vedere com'è dentro adesso, però quello ve lo mostrerò magari su Instagram quando capita, perché vorrei tenere il pacchettino che ne ha fatto Teresa. Sicuramente lo vedrete anche sul suo canale quando farà lei i libri che leggerà ad aprile, vedrete com'è impaginato dentro. Dopodiché ho qui una pila che non scherza, di cui le mie priorità sono essenzialmente queste due, e cioè Leggende napoletane di Matilde Serao, che sarete già stufi di vederlo, però lo vorrei assolutamente leggere ad aprile perché fa parte della sfida dei classici, sulla quale sono rimasta un po' indietro e quindi devo rimettermi in pari. E il solito inghiottita che magari avrò già cominciato quando voi vedrete questo video, ma chi lo sa, spero davvero di averlo già cominciato. Questo è impaginato così, La Nuova Frontiera, un romanzo di formazione scritto da un autore canadese che per i canadesi è considerato un romanzo classico e quindi appunto per questo è entrato nella sfida dei classici. Quindi questi due assolutamente devono essere portati a casa nel mese di aprile perché altrimenti resto troppo indietro con la sfida dei classici. 8 libri in 6 mesi non sono nemmeno un'esagerazione, però mi sono un po' persa via con tutte le letture che sto facendo. Adesso arriviamo agli optional. Ovviamente, per il fatto di essere optional, potrebbero cambiare tutto, cioè potrebbero essere scardinati completamente, però vi dico i titoli che mi piacerebbe leggere se ce la faccio. Allora, io ad aprile per il mio compleanno andrò al Cairo. Ci passeremo 3 giorni più 2 giorni di viaggio perché abbiamo deciso di prendere un volo con uno scalo, quindi all'andata e al ritorno i 2 giorni non saranno contati. Avremo martedì, mercoledì e giovedì da passare al Cairo. Ho guardato un po' in giro e ho trovato in ebook da leggere Cairo Automobile Club, che in realtà è un romanzo ambientato credo negli anni 60, anche se scritto più di recente, che parla appunto di questo club dell'automobile del Cairo, dei personaggi che lo frequentano e di tutta una serie di cose che succedono in città. È un romanzo di oltre 600 pagine e quindi non sono sicura di farcela a leggerlo in quell'occasione, però lo deciderò sottodata, nel senso che poco prima di partire vedrò come sono messa con le altre letture, in particolare con Demon Copperhead, e deciderò se buttarmi durante il viaggio, durante il volo aereo su questo romanzo. Poi fino a un certo punto, se ho ben capito, non è propriamente solo un romanzo, ma anche una cronaca di cose successe veramente, per mettermi nell'atmosfera di quel viaggio, perché secondo me è sempre bello abbinare le letture ai viaggi che si vogliono fare. Sono anche contentissima di questo viaggio, faccio veramente i saltelli in giro per tutta casa, anche se mi piacerebbe avere più tempo per esplorare l'Egitto, fare anche la crociera sul Nilo, che è uno dei desideri che abbiamo da tanto tempo, e anche qui ci colleghiamo ad Agatha Christie e a Assassinio sul Nilo. In realtà non avremo tempo perché in soli 3 giorni è impossibile, è impensabile, però io sono dell'idea che poco è meglio di niente per tante cose e che bisogna fare le cose quando si possono fare, anche se sono solo una minima parte di quello che invece si dovrebbe o potrebbe fare in quella circostanza, in quell'occasione, in quel viaggio. E non si può dire di aver visto l'Egitto essendo stati solo al Cairo, oppure nel mio caso essendo stati solo a Sharm 20 anni fa almeno, forse anche di più. Adesso mi sento sempre così vecchia quando penso ai viaggi che ho fatto da più giovane. Vacanze, diciamo, perché a Sharm ho fatto in realtà solo una vacanza e poi abbiamo fatto l'escursione nel deserto e io ho fatto anche l'escursione sul Sinai. E devo dire, dopo tutti questi anni di distanza, sono ben felice di averla fatta all'epoca perché, uno, adesso non so se ce la farei, almeno avevo l'energia per farla. Questa l'estate scorsa, salire su tutte quelle alture in Sri Lanka è stato abbastanza faticoso, quindi
insomma, ben contenta di aver fatto quell'escursione sul Sinai quando ero giovane, però appunto non posso dire ho visto l'Egitto e nemmeno dopo essere stata al Cairo potrò dire ho visto l'Egitto, ho visto un pezzettino, però aggiungendo un pezzettino alla volta, devo dire che se non posso definirmi certamente un'esperta del paese, almeno sono stata felice nei posti in cui l'ho visto. Se avete altri libri da consigliarmi ambientati al Cairo, fatemelo sapere nei commenti. Io ho letto Mahfouz, ma non mi è piaciuto tanto, e poi avevo letto anche Palazzo Yacoubian, che invece mi era piaciuto molto. Quel libro l'ho dato via perché quando ho traslocato mi sono liberata di un po' di libri. L'ha letto anche la mia migliore amica e anche lei è piaciuto, e quindi alla fine è un buon libro che avevo letto con molto piacere, però adesso non possiedo più. Restano altri due libri, che vorrei leggere ad aprile, non ridete, anche perché tra l'altro sono belli corposoni. Sto parlando di Figlie della Notte, anche questi li avete visti in lungo e in largo mille volte, non ne potrete più. Regalo di Martina del canale di Mind the Books per Natale 2022. Un libro, secondo me, fatto apposta per me perché appunto parla, è un romanzo giallo ambientato nel 700 in Inghilterra. Una donna coraggiosa che sarà lei a svelare il mistero e quindi molto curiosa, non voglio saperne tanto di più perché alla fine è bello in questi libri soprattutto scoprirli pagina per pagina e vedere dove ci porta il mistero. Non penso che sia un capolavoro della letteratura, ma a volte si ha molta voglia di leggere questi libri di intrattenimento e proprio per questo mi aspetto che, nonostante è un libro bello corposo che supera le 500 pagine, mi tenga una bella compagnia anche in maniera veloce perché sarò curiosa di vedere come procede la vicenda. Un altro libro mattone che però vorrei leggere in compagnia di alcune delle ragazze che frequentano il gruppo dei lettori selvaggi di Elena Monti. Anche di Elena Monti vi lascio il link del canale. Se non conoscete Elena, che cosa state facendo qui? Chiudete tutto e andate a cercare Elena perché è strepitosa, parla di libri benissimo e oltretutto anche di libri che sono fuori dai soliti circuiti, quindi se cercate delle letture fuori dalle solite di cui si parla sempre, quello è il canale che fa per voi. Il banchetto annuale della Confraternita dei Becchini del mio amato Mattia Senar, di cui avevo letto già altri due libri ed entrambi li avevo molto amati. Questo era stato un libro del pacco dei miei cognati, edizioni E.O. impaginato in questo modo qui, e tra l'altro lo avevo anche regalato a Jessica, lettrice tra le ombre, perché e credo che le fosse piaciuto abbastanza. Con alcune di queste ragazze vorremmo leggerlo insieme, quindi adesso vediamo se ce la facciamo, perché anche loro, come me, affastellano libri uno sopra l'altro, vorrebbero leggere di tutto, ma poi alla fine il tempo è quello che è, tutti noi lavoriamo e quindi non si può passare le giornate con un libro in mano, magari sul terrazzo con una bella bibita. E alla fine questa è la piletta che diventa un pilone praticamente di libri che vorrei leggere ad aprile. È ovvio che non tutti questi libri potranno essere letti ad aprile. È impensabile perché, a parte che sarò in viaggio e quindi riuscirò a leggere molto meno durante un'intera settimana, a parte che anche lì a Pasqua magari sarò in giro tra cucinare, ospitare gente, andare da mia mamma, anche lì ovviamente il tempo passa molto piacevolmente, ma non con i libri in mano, e quindi alla fine vedremo che cosa riuscirò a fare in quei giorni e negli altri giorni del mese che resta. Fatemi sapere voi che cosa programmate di leggere ad aprile e ovviamente ditemi se secondo voi la gatta ha visto tutto, lo posso contare tra i libri che fanno parte della sfida, oppure se invece sto barando e davvero farò un po' cosa consigliate voi. Io, per quanto riguarda la piletta dei libri da leggere ad aprile, ho terminato. Noi questa settimana ci vediamo non giovedì prossimo, ma domenica, perché appunto domenica uscirà il video dedicato a Foglie di Brooklyn e poi troverete il link di tutti i canali che parlano di Paul Auster e dei libri che verranno letti in questa tornata. Tra l'altro devo dire mi sta piacendo un sacco e quindi ringrazio Foglie di Brooklyn per averci fatto pace e ringrazio anche Repubblica che lo aveva pubblicato. Con questa edizione un po' insolita, la Biblioteca di Repubblica, lo avevo preso diversi anni fa, libro ambientato a New York, era proprio tutta una collana di libri ambientati a New York, che poi mi torna anche utile sempre parlando di libri connessi ai viaggi, perché quest'estate vorremmo tornare a New York, speriamo che sia la volta buona, e quindi letture e viaggi in abbinata. E a proposito di questo, non so se avete visto il video che ha fatto Teresa in merito, prima o poi vorrei riproporlo anch'io e spero di potervi parlare appunto
appunto dei libri che ho letto in occasione di viaggi e di viaggi che ho fatto per aver letto dei libri. Questo è davvero tutto, quindi noi ci rivediamo domenica e... ma io non vi ho fatto gli auguri. Allora, col fatto che io giro i video in anticipo, purtroppo non so mai quando escono e quindi non sono riuscita a, mentre ho cominciato a girare il video, ricordarmi che oggi è Pasquetta mentre voi lo state guardando. Spero che abbiate fatto una bella Pasqua piena di allegria, di cose buone da mangiare e con le persone a cui volete bene, che siano della famiglia oppure Pasqua con chi vuoi. Adesso finalmente ho veramente finito. Ci vediamo domenica. Ciao.